ragazzi, sono sempre io, Kafkania. Allora, sappiamo che da qualche giorno si sono conclusi Game Awards 2022, hanno visto l'avvicendarsi di nuovi titoli videoludici e sicuramente sappiamo che ha vinto come miglior gioco dell'anno Elden Ring, per cui facciamo un bellissimo applauso. Comunque, complimenti a From Software. Però, dato che c'era la categoria anche gioco più atteso e a vincere è stato proprio Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vorrei proprio parlare di quei titoli videoludici tanto attesi del 2023. Quindi andiamo in ordine cronologico. Fresco di demo uscita su PlayStation 5, Forspoken è il prossimo titolo action RPG pubblicato da Square Enix e sviluppato da Luminous Production. In uscita il 24 gennaio sia su PlayStation 5 sia su PC. Si tratta di un open world ricco di elementi magici che vanterà l'utilizzo di Unreal Engine 5, è un frenetico gameplay e una trama che comunque sembra intrigare. Ma partiamo dall'inizio, tutto è nato da Progetto Atia, un videogioco che avrebbe sfruttato il motore grafico proprio della Luminous Production, quindi il Luminous Engine, lo stesso utilizzato tra l'altro per Final Fantasy XV. Nel marzo del 2020 il titolo fu cambiato in Forspoken e il direttore Takeshi Aramaki vide subito nella PlayStation 5 le caratteristiche perfette per poter effettivamente creare, portare un open world così ricco, così dinamico, così fluido. Il gioco sarebbe dovuto uscire nel maggio del 2022, poi è stato rimandato nell'ottobre dello stesso anno. Tra l'altro in quel periodo Square Enix stava lavorando a tantissimi altri titoli, tra cui Babylon's Fall, Triangle Strategy, quindi diciamo che era un attimo impegnata. In ogni caso erano necessari perfezionamenti, lo sono tuttora guardando effettivamente le demo, e infatti sappiamo che il titolo uscirà appunto nel 2023. Forspoken vuole essere un progetto ambizioso che si allontana dai limiti di Final Fantasy XV, dove sì, lo spazio circostante era grande ma quasi finto, poco fluido nell'esplorazione, non ti faceva venire voglia effettivamente di visitarlo davvero. Invece in questo caso abbiamo tanti biomi, abbiamo animali, creature differenti, spazi ricchi e veritieri, e una fluidità che tanto Aramaki cercava, e magia, tanta magia. Vediamo la nostra protagonista, Frey Holland, che combatte draghi, che intrappola mostri volanti in sfere d'acqua, che posiziona delle trappole esplosive, che evoca spade infuocate e così via, e soprattutto questi movimenti così, insomma, dinamici tra, insomma, le cime degli edifici, rocce, scogliere. Ed è proprio questa la caratteristica su cui punta questo titolo, e vediamo effettivamente che cosa ne uscirà. Da quel che si percepisce dai trailer, la protagonista è un po' come noi giocatori, cioè ignara di quello che sta succedendo, si ritrova in un altro mondo con dei poteri a lei sconosciuti. Quindi un po' ci ritroviamo in quel genere isekai che è tanto caro ai giapponesi. Comunque poi ci sono una serie di curiosità interessanti che spero vi possano piacere. Gary Whitta, che ha scritto la sceneggiatura di Codice Genesi, di Rogue One e Star Wars Story, che tra l'altro è un film bellissimo, si è occupato della prima stesura della trama. Invece Amy Henning, che vabbè ha lavorato ad Uncharted, Jack and Dexter, l'ha rifinita insieme al collaboratore Todd Stashwick. Chiudiamo la finestra Forspoken parlando della colonna sonora, perché è molto importante. È stata composta da Bear McCreary e da Gary Shyman. Bear McCreary, ragazzi, è lo stesso che, a parte aver composto musiche per Battlestar Galactica o The Walking Dead, ha anche lavorato per il God of War del 2018 e il recentissimo God of War Ragnarok. È impossibile non parlare dell'attesissimo remake di una saga amatissima che ha segnato la svolta nella categoria survival horror in terza persona, con l'introduzione di iconici mostri, violenza esplicita, quei paesaggi fantascientifici mozzafiato. Per quanto Dead Space effettivamente rimanga un titolo attualissimo che continua a stupire e sconvolgere e spaventare il giocatore, ovviamente non vediamo l'ora che esca il 27 di gennaio. Questo remake vedrà ovviamente delle migliorie in ambito tecnico qualitative per fare in modo di rendere, diciamo, l'esperienza horrorifica e ansiogena ancora più realistica. A sviluppare questo remake ci ha pensato Motive Studio, che insieme a Visceral Game, branca degli EA che ha chiuso i battenti 2017, aveva lavorato proprio al primo, all'originale capitolo. Cosa ci aspettiamo ovviamente da questo nuovo lavoro? Quel feeling del vilipendio post mortem dei mostri sarà lo stesso? Il drop di munizione degli oggetti subirà delle modifiche? E anche la strategia nell'uccisione dei necromorfi comunque sarà differente? E comunque a tal proposito c'è l'iconico plasma cutter, che ovviamente ha subito delle inevitabili modifiche proprio per l'aggiornamento grafico, e quindi adesso è un'arma realistica, è un'arma che può essere vera, che giù
giustifica quello che fa. Quindi dentro vediamo tutti questi compartimenti, vediamo questi meccanismi che danno adesso un senso a tutto, quello switch appunto tra l'orientamento verticale e orizzontale. Un'altra importante introduzione è la voce del protagonista, perché mentre nell'originale Isaac Clarke non parlava, invece in questo caso sì. Quindi che conseguenze avremo? Dal fatto che ovviamente si sentiranno i suoi pensieri, che cosa dirà? Lo scopriremo. Intanto aspettiamo fine gennaio e non so più nella pelle. Che bella questa battuta, vero? E ora passiamo a parlare di Hogwarts Legacy. Sarà che questo RPG dell'Avalanche Software lo si stava già pregustando nel 2021, anche se a seguito insomma di un po' di amaro in bocca conseguente agli annunci del posticipo, però questo titolo legato ad una delle saghe più famose, più intriganti e comunque anche più amate, che è quella di Harry Potter, rimane sicuramente uno dei più attesi. La data ormai è stata fissata, 10 di febbraio del 2023, e sempre di più si stanno svelando dettagli legati alla trama, legati all'ambientazione e non solo. Ci ritroviamo nel 1800 nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, quindi qualche secolo prima la nascita di Harry Potter e sicuramente anche di moltissimi personaggi che noi conosciamo nel libro oppure nei film. Sarà un single player, non un multiplayer, e uscirà per tutte le piattaforme. Inizieremo questa nostra avventura ad Hogwarts già al quinto anno e praticamente torniamo a scuola a seguito di un misterioso incidente. Però noi non siamo studenti come tutti gli altri, scopriamo di avere un'innaturale predisposizione per la magia ancestrale e possediamo una chiave che va a svelare un antico segreto che minaccia di distruggere proprio il mondo magico, e quindi noi dobbiamo cercare di fare in modo che questo segreto non vada nelle mani sbagliate. Potremo decidere in quale casata entrare, io sono Corvo Nero, noi potremo girovagare liberamente in Hogwarts, pur sempre ci sarà la guida del gioco che ci dirà qual è ovviamente la storia principale per evitare che insomma alla fine ci perdiamo e non sappiamo quale sia il nostro obiettivo. Ci saranno stanze segrete che verranno rivelate nel momento in cui andremo a risolvere determinati enigmi. Incontreremo centauri, altri animali fantastici, amici, nemici, personaggi bizzarri e curiosi, luoghi mai visti prima, come per esempio la sala comune di Tasso Rosso. Avremo un elfo domestico, tra l'altro, e potremo preparare delle pozioni. Inoltre il nostro personaggio sarà completamente personalizzabile, dal tono di voce all'identità di genere. Importante anche investire i punti talento in varie categorie. Sono delle abilità come la furtività oppure il combattimento. Noi proprio durante il combattimento utilizzeremo diversi incantesimi, utilizzeremo animali, useremo delle piante per l'alterazione di stato del nemico o per la distrazione del nemico stesso. Tutto questo e tantissime altre cose alla fine scopriremo tra poco. E ora parliamo di Starfield. In realtà non c'è una data vera e propria, però sappiamo che è stata promessa per il 2023. La nuova IP di Bethesda Game Studios fa già venire i brividi per la mole di lavoro, per il motore grafico utilizzato che è il Creator Engine 2, una vera e propria odissea spaziale. Una nuova avventura che lascia gli ambienti di Skyrim e Fallout per buttarsi nello spazio. E con esso ovviamente il fascino dell'ignoto, di ciò che è inaccessibile e ostico per la vita umana. Pianeti che sono stati in realtà già ideati tanti anni fa dagli autori di Bethesda, molto prima che tutto questo fosse concreto, quando era soltanto tutto un'idea. Sappiamo che l'esplorazione terrà conto del realismo scientifico e che il giocatore potrà creare degli avamposti con dei materiali reperibili durante il corso del gameplay. Non lo so, è bellissimo, immagino già di consumare un passo sull'astronave mentre guardo quelle infinite stelle con sempre più spasmodica voglia di esplorare, di trovare nuovi posti e alla ricerca quindi di qualcosa, alla ricerca magari di se stessi. Inoltre trovo affascinante l'idea di questo rapporto tra noi e gli NPC molto più profondo, molto più veritiero, che si distacca da ciò che abbiamo visto finora, dove le dinamiche erano comunque standard e ci facevano capire che stavamo dinanzi al computer. In Starfield, se ci innamoreremo, se avremo un rapporto di amicizia con qualcuno, ovviamente ci saranno delle dinamiche variabili, dinamiche vere che accadono nella vita reale. Potrà succedere per esempio che comprenderemo i nostri errori se avremo fatto qualcosa di sbagliato nei confronti dell'altra persona, nei confronti dell'NPC, e l'NPC non ci abbandonerà, non porrà subito fine al rapporto, ma lotterà, capirà, insomma ci accetterà comunque, impareremo entrambi, quindi sia noi che loro. E tutto questo secondo me è bellissimo, perché nella vita reale in fondo è così, si lotta per qualcosa che si vuole davvero. Quindi sì, aspettiamo di emozionarci da quest'opera di Todd Howards, che insomma aspettiamo da tanto tempo. Sì, in fondo forse da un lato meglio se c'è questo alone di mistero, perché in fondo lo spazio è così, nulla è certo.
Rivelato durante il PlayStation State of Play del 13 di settembre, Like a Dragon Ishin è il remake di Ryuga Gotoku Ishin, che è uno spin-off della serie Yakuza tanto famosa dell'RGG Studios. Però quel titolo non era mai uscito in Occidente, non era mai arrivato da noi, era soltanto rimasto in Giappone. Quindi meno male che c'è questo remake, perché così anche noi potremo conoscerlo. Tra l'altro utilizzerà come motore grafico il Dragon Engine, che era stato utilizzato appunto per Yakuza Like a Dragon. Uscirà il 21 febbraio, sviluppato da Sega. E nonostante sia ambientato 100 anni prima della serie appunto Yakuza, diciamo che i fan del franchise troveranno una serie di volti familiari, però avranno ruoli diversi, come per esempio Kiryu che impugnerà una spada o una pistola. Ci sarà magari quindi all'inizio un senso di straniamento per poi tornare a sentirsi a casa, almeno questo è quanto promesso dal trailer. Non mancheranno colpi di scena e situazioni inaspettate e stravaganti. Ma diamo uno sguardo più approfondito alla trama, anche perché è veramente interessante. Allora, ci troviamo nel 1860 in Giappone, protagonista del gioco è Sakamoto Ryoma, figura storica realmente esistita tra l'altro. E Sakamoto giunge a Kyoto per cercare l'assassino di suo padre in un'epoca di disuguaglianza sia nella città che nel paese. Sakamoto ovviamente mira anche a cancellare il suo nome dall'omicidio e ripristinare ovviamente il suo onore. È interessante perché la storia si svolge proprio alla fine dell'era dei samurai e tratterà di come Ryoma sia andato a contribuire alla rivoluzione, al cambiamento del Giappone con un rovesciamento del shogunato Tokugawa, contribuendo sicuramente così anche alla modifica del paesaggio del paese. Parliamo di Resident Evil 4 Remake. Finalmente abbiamo una data ufficiale, 24 marzo 2023. Questo lo sappiamo grazie allo State of Play del 2 giugno, dove era tra l'altro stato mostrato anche il primo trailer. Poi il secondo trailer era stato annunciato durante Resident Evil Showcase tenutosi ad ottobre. Guardando i due trailer, quindi, non possiamo fare altro che tornare, immergerci di nuovo nell'iconico villaggio di El Pueblo, dove noi e Leon, insomma, dovremo affrontare gli incubi peggiori che si trovano lì. Non mancherà, abbiamo visto la memorabile sequenza della barca, la bellissima Ada, la giovanissima Ashley. Torna l'iconico uomo della motosega che inseguirà Leon per tutto il villaggio, il classico inventario di Resident Evil e il nostro incontro con Luis. E poi sì, il mercante è tornato ed è inutile sbarazzarsi di lui perché tanto alla fine c'è sempre, ormai diventato un classico della saga. Però allo stesso tempo i trailer fanno anche notare che ci sono state delle aggiunte ancora più inquietanti, più interessanti. Però basta effettivamente pensare alla scena iniziale in cui Leon si addentra in questa foresta oscura prima di andare in uno scantinato terrificante, e in effetti quello non c'era nel capitolo originale. Quindi potrebbero non essere gli unici elementi aggiuntivi in realtà di questo remake. Possiamo aspettarci dei colpi di scena che andranno a cambiare le carte in tavola? La critica si dividerà, sì o no? Beh, lo scopriremo. Per quanto riguarda il gameplay, è quasi un'unione tra Resident Evil Village e Resident Evil 2, con questo shooting frenetico e frequente anche, con l'uso del coltello per colpire oppure per difendersi, l'uso degli oggetti ambientali, le mucche incendiarie. Insomma, possiamo ben sperare da questo capitolo Capcom, oppure sarà pieno di cose inaccettabili? Non lo so, lo scopriremo ragazzi, ai posteri l'ardua sentenza. Originariamente annunciato per febbraio 2023, Dead Island 2 ha finalmente una data confermata ed è il 28 aprile del 2023. L'ormai famosa saga Zombie Slayer, irriverente e cruda, torna con delle migliorie, torna con dei cambiamenti. A contraddistinguere questo titolo è sempre la maggior accuratezza degli zombie, dalle ossa alla pelle, passando per i muscoli e per i tendini. Il sistema ideato dal direttore creativo James Worrell per i danni procedurali si chiama FLASH, un acronimo bellissimo, geniale, ed è sempre più accurato, quindi noi avremo la sensazione comunque di colpire, di uccidere qualcosa in carne e ossa. Nello stile tipico del gioco, da film horror vecchia scuola, con questo sangue color vernice rossa presente ovunque, e soprattutto un mood divertente, perché è questo che lo contraddistingue, lo differenzia per esempio da Dying Light 2, anche se condivide con esso sicuramente tantissime caratteristiche, perché comunque c'è l'atmosfera giocosa. C'è l'atmosfera leggera e divertente, anche il concetto di morte. Invece è completamente diverso rispetto al prodotto di Techland, dove c'è ansia, dove l'unico scopo, l'unico obiettivo è la sopravvivenza, in questo stile ovviamente molto dark. Com'è il gameplay da quello che si è visto finora negli anteprimi? Allora, aspettiamoci tantissime armi, quelli che sono 6 personaggi giocabili. Ognuno di loro ha una personalità unica, ha dei dialoghi veramente interessanti e ha delle abilità assolutamente specifiche che
ovviamente si possono potenziare e personalizzare. Insomma, aspettatevi sicuramente un gioco non per stomaci deboli, al di là di tutto un hack and slash ambientato a Los Angeles, dove ci saranno ovviamente luoghi che ritornano classici di Dead Island, come il lungomare soleggiato di Venice Beach. Ci sarà anche una modalità co-op insieme ad altri due giocatori, e questo è importante per anche la longevità del titolo stesso. Non sappiamo ancora se questa modalità co-op arriverà subito all'uscita del gioco oppure successivamente. Insomma, dopo 8 anni e 3 studi diversi, ci aspettiamo un titolo completo, fatto e finito, che ci darà tante soddisfazioni e una certa dose di adrenalina. E infine passiamo all'ultimo titolo, ma ultimo non per importanza, perché stiamo parlando di Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e sicuramente non sono stata l'unica a saltare di gioia quando c'è stato l'annuncio ufficiale della nuova avventura action targata Nintendo. Sicuramente un titolo che porta un'eredità importante del predecessore, gioiello sicuramente che Breath of the Wild, con delle caratteristiche sicuramente importanti, meccanica fisico di gioco davvero accuratissima, con un'ambientazione strabiliante, animazione, colonna sonora, puzzle game, trama davvero davvero appassionanti e ben curati. Cosa ci aspettiamo ovviamente da questo nuovo titolo? Continueranno le esplorazioni, ma non saranno limitate alla terraferma, ci spostiamo nei cieli, quindi ci saranno continuamente questi spostamenti tra Hyrule e ovviamente lo spazio aereo, dove ci saranno dei dungeon nuovi nascosti tra le nuvole. Ovviamente non sappiamo molto di più, ma non vediamo l'ora di vedere qualcosina. Chissà, magari ci saranno riferimenti a Zelda Skyward Sword. Per quanto riguarda il gameplay, ci aspettiamo lo stesso gameplay visto in Breath of the Wild, e guardando i trailer sembra che ovviamente ci saranno le stesse funzionalità della tavoletta Sheikah, gli stessi oggetti, le stesse armi presenti nel nostro inventario. Ovviamente non mancheranno novità, ci saranno sicuramente nuove attrezzature, ci saranno delle aggiunte, ci saranno una nuova paravela. Per quanto riguarda la trama, è ancora avvolta nel mistero. Allora, sicuramente sappiamo che Hyrule è di nuovo nel caos e incombe questa oscura presenza di Ganon, che a quanto pare non è ancora morto, e Zelda continuerà ad avere delle connessioni con tutto ciò che sta succedendo. E dei fan su Reddit hanno notato una bellissima somiglianza, un'analogia tra questo nuovo capitolo e Zelda Twilight Princess, per quanto riguarda essenzialmente il fatto che in questa storia Link, il protagonista, deve raccogliere 7 oggetti. Questi oggetti potrebbero avere delle analogie con il goccioliere che appunto in Twilight Princess portava con sé Link per poi raccogliere quelle che erano le lacrime di luce? Beh, qui di lacrime si parla, dato che nel titolo è presente appunto il termine tears. Saranno della stessa natura? Lo scopriremo. Teniamoci pronti insomma per questa nuova avventura, io non vedo l'ora. Ci saranno sicuramente temi sempre trattati, quali l'amore, l'amicizia, il senso di perdita e l'amore per la natura.